Salve a tutti ragazzi, sono Elfio e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Spada. La scorsa volta abbiamo esplorato Steamington, ci siamo registrati alla sfida delle palestre e poi ci siamo fermati al Budevin dopo aver dato una bella batosta a quelli del Team Yell. Oggi siamo pronti per andare finalmente allo stadio e io direi di iniziare subito perché... It's Champion Time! Eccoci qui ragazzi, allora usciamo da questo maledetto hotel. Guardate quanti ragazzi in divisa. E lei è Mary, è veramente fighissima Mary ragazzi, mamma mia. E guardate, si accompagna con il suo piccolo e tenerello Pokémon. E questo qui è il campione che ha salvato Galar, l'eroe, con spada e scudo. C'è tutto un mistero dietro che abbiamo visto nell'episodio dell'altra volta. Salve sfida palestre, tra poco avrà inizio la cerimonia d'apertura. Se vuoi posso accompagnarti allo stadio. Sì, per favore, vorrei andarci di corsa. Bene, saremo allo stadio in un batter d'occhio. Perfetto, eccoci allo stadio, presto, la cerimonia sta per iniziare. Oh, finalmente mi hanno teletrasportato da qualche parte. Il gioco, ragazzi, è veramente, veramente facile, se devo fare un commento. Ci trasportano da una parte all'altra come se fossimo dei bambini in carrozzina, davvero. Ok, eccoci qua e c'è anche Hope. Io non credo di dover parlare con nessuno, quindi parliamo al desk. Benvenuto Elfio. Tutti i partecipanti della sfida delle palestre sono tenuti a indossare una divisa. La cerimonia d'apertura dà ufficialmente inizio alla competizione. In altre parole, è il momento di cambiarsi. It's changing time. Andiamoci a cambiare allora. E vediamo che indossiamo, una divisa ragazzi, perfetto, quella per cui abbiamo scelto il numero 24, che è il giorno della mia data di nascita. Ottimo, la divisa ti calza come un guanto, lasciatelo dire, il numero 24 è proprio una scelta azzeccata, ma che ne sai tu? Ti dà un'aria fiera, ovvio, no, lo dice a tutti ovviamente. Bene, ora sta per cominciare la cerimonia d'apertura. Allora ragazzi, qua siamo a tutto un po' tema calcio. Credo? Eh sì, direi proprio di sì. La divisa, lo stadio, il Team Yell che ha quei cosi che sembrano proprio delle vuvuzela. Si ricorda un po' i mondiali del Brasile. Non lo so perché hanno fatto questa scelta, ma comunque. Allora, lo so, l'attesa, bla bla bla, qui riuniti a seguire una cosa, è giunto il momento che stavate aspettando. Sta per iniziare l'evento più caratteristico della nostra regione. Yeah, 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 il pallone. Dichiaro aperta la sfida delle palestre. Ecco, gli 8 capi palestra da sconfiggere, 8 sono le medaglie da conquistare. Solo chi si rivelerà all'altezza di questa cosa potrà accedere alla coppia campione e puntare a fronte al campione di Galar, bla 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 bla. Guardate che annuncio che fa. Molto bene, capi palestra, fatevi avanti. Guardate che presentazione, si sta veramente dando tantissime arie anche il presidente. Non me la conta giusta sto presidente. Ah, l'aria un po' da furbetto. Boh, non lo so, non mi sta molto simpatico. Beh, non mi fanno vedere niente. Ah, ecco, si doveva creare un attimo di epicità. Guardateli là, wow. E la vecchia come fa a giocare a pallone? Il coltivatore di vittorie, esperto di Pokémon tipo erba, Yarrow. L'onda travolgente della Lega Pokémon, esperta in Pokémon tipo acqua, Azzurra. Fighissima lei. Il veterano ardente come la Brace, esperto di Pokémon tipo fuoco, Kabu. Fuoco, ovviamente. Il prodigio del karate di Galar, esperto di Pokémon tipo lotta, Fabia. Carina anche lei. La favolosa incantatrice esperta di Pokémon tipo folletto, Poppy, un po' vecchietta. Il demolitore granitico esperto di Pokémon tipo roccia, Milo. Il non prosulta dei capopeleste, il signore dei draghi, Laburno. Wow, proprio fighi. Purtroppo ne manca uno. Beh, in ogni caso, ecco a voi i nostri fantastici capopelestra. L'orgoglio di tutta Galar. Chissà qual è quello che manca. Sono piuttosto carismatici, ragazzi, mi piacciono veramente tanto. Qualcuno l'avevo già visto nei vari spoiler e leak del gioco che ci sono stati. Nel frattempo il doghino fa la sua solita irruzione. Bravo cucciolone, stiamo vedendo una storia, ci devi lasciare in pace, non dare botte al microfono magari. Ok,
Perfetto, sembra che abbiamo visto tutto. Wow, ma ci pensi, abbiamo calpestato il suolo di uno stadio Pokémon. Incredibile, incredibile. Non sto nella pelle, guardami. Sto tremando proprio dall'emozione. Non so come dire, è una sensazione impareggiabile, sono tutto un fremito. Ed ecco il presidente e Dandel, che è sempre tra i piedi. Op, Elfio, la vostra avventura è ufficialmente iniziata. Oh, guarda chi abbiamo qui, due allenatori sponsorizzati da Dandel. È un piacere conoscervi, mi presento, sono Rose. Il suo nome è tutto un programma. Oh, e avete già anche un polsino Dynamax, e così le desiostelle vi hanno guidati fin qui, eh? I polsini Dynamax sono il vanto della mia azienda. Quindi i polsini Dynamax li produce lui. Non so se lo sapete, ma sono stati messi a punto dai nostri laboratori, nei nostri laboratori. Che dire, ottimo! Va bene. La sfida delle palestre di quest'anno si prospetta particolarmente interessante. Tutta la regione di Galal verrà pervasa dal più fervido entusiasmo. Questa competizione è anche un'ottima occasione per fare bella mostra del Dynamax. Bene, ora purtroppo devo scappare. Ho un impegno che non posso rimandare. Vi auguro di godervi appieno questa esperienza. Va bene, grazie Rose. Vedi, non me la conta tanto giusta con la sua panza. Il presidente è particolarmente di buon umore oggi. Tornando alla gara, ragazzi, cominciano per voi giorni di intenso allenamento. Ricordate che non basta avere Pokémon in forma per vincere, dovete anche affinare le vostre abilità personali. Ottimo consiglio, ci metteremo a fare palestra subito. Ascolta, Elfio, la sfida delle palestre richiede di affrontare i capi palestra secondo un ordine preciso. La nostra prima tappa sarà Tarfield, molto British. E per arrivarci dobbiamo passare per il percorso 3. Alla grande, ragazzi, un po' di azione finalmente, un percorso, un po' di Pokémon, un po' di roba da fare. La sfida delle palestre consiste nell'affrontare le 8 palestre di Galar per ottenere le medaglie si ottengono completando le missioni e sconfiggendo i capi palestra. Mi sembra ovvio. Ok, perfetto ragazzi, è così che ha inizio la nostra avventura come sfida palestre. Sono veramente emozionato stavolta, è vero. Dunque, percorso 3 è proprio qui a sinistra. Elfio, un regalo per te da parte del presidente. Ah, ok, è questa tizia. Un regalo da parte del presidente, che sogno. Scusa, dicevo, il presidente ti concede l'uso del volo taxi. Oh, alla grande, in breve, d'ora in poi potrai spostarti in volo. Il volo taxi ti permette di raggiungere un batter d'ali, non batter d'occhio, batter d'ali, giustamente, tutti i luoghi che hai già visitato. Perfetto ragazzi, grazie al volo taxi avrai la possibilità di andare bla 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 bla, il Corviknight che ci teletrasporta. Apri il menu e seleziona mappa città per approfittare di questo comodissimo servizio. Ora ti leggo il manuale dell'ispezione dell'uso. Dunque vediamo, premi il pulsante X per visualizzare il menu, poi apri la mappa città e seleziona la destinazione. Vada bene, però la prossima destinazione è Tarfield, una città che non è ancora visitato, quindi dovrai raggiungerla a piedi, lo immaginavo. Quindi per ora ragazzi, ehi, ciao a tutti, grazie per essere venuti a salutare, anche se non ci conosciamo, vi voglio bene lo stesso. Credo che il Corvo Taxi sia da questa parte, andiamo a dare un'occhiata, eccolo qui, Corviknight, ci teletrasporta, ok, da qua non si passa, l'ho capito. È lui che ci porta in volo da una parte all'altra, ottimo, lo useremo quando ci servirà, ma per il momento non ci serve, dobbiamo andare al percorso 3 che è da questa parte. Ok, finalmente, raga, non ne potevo più di tutte queste chiacchiere, ho capito, sì, la sfida, bla 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 bla, un sacco di chiacchiere. E qui che cosa c'è? Come vorrei che anche noi esseri umani potessimo usare le mosse dei Pokémon. Guardami, non ti sembro perfettamente in grado di usare, che ne so, iperraggio? No. Chi ti credi essere, amico? Sei solo un po' pazzerello. Oh, qui c'è una cosa scintillante, perfetto. E scendiamo giù. Andiamo a vedere se recuperiamo qualcosa di interessante. Guardate che modo strano di scendere le scale. Perfetto, lì c'è tutta uno spiazzale. C'è un tizio, ma c'è una MT. Sento che hai talento, ma ancora molta strada da fare. Torna a trovarmi quando sarai campione. Va bene. Giorno paga, questa sì che è utile, MT numero 2, giorno paga, la conosciamo, ma ragazzi, qui si può pescare, noi ci proviamo subito, una cattura fatta a Stimmington, come posso mai
perdermela. Oh, un Barbosh. Perfetto, direi che è un Pokémon che potrebbe tornare utile. Dobbiamo levare immediatamente Ciottolo dal primo posto. Lui usa riposo, ma ha già tutti i PS, meno male. Quindi ha tutta l'aria di uno che vuole utilizzare riposo a più non posso. Fango sberla? Mosse strane. Vai Ciottolo, facciamolo fuori. Ovviamente, ha evitato l'attacco, te pareva? Usa pistola d'acqua. Per fortuna queste mosse con Ciottolo non hanno molta efficacia. Direi che possiamo già provare a catturarlo. Abbiamo anche delle Sub Ball. Pokémon che vivono in acqua. Ma che ne dite di provare una Sub Ball? Tanto penso che ne possiamo ottenere quante ne vogliamo. Queste qui credo di averle comprate utilizzando dei VAT completamente a caso, perché credevo di stare utilizzando i soldi, le monete. Invece ho usato credo i VAT e me ne sono comprate quante più potevo. Ma non me ne pento a questo punto. Energisfera. Fai dimenticare a Pikachu ruggito, direi, subito. Ok, perfetto. Ok, abbiamo pescato un ottimo Barbosh. Lo aggiungiamo al Pokédex, chiaramente. Perfetto, ah, ecco perché anche di tipo terra, non me lo ricordavo. Ecco perché ha utilizzato Fango Sberla. Ok, adesso ci avventuriamo lungo il percorso 3. E andiamo a raggiungere Tarfield, se non sbaglio si chiamava la città, veramente British, ragazzi. Quindi diciamo che il tema di questo gioco, per me che non mi ero informato poi tantissimo per non spoilerarmi troppa roba, è tipo Inghilterra, tipo ambientazione, una sciarpa di seta per i Pokémon tipo normale, Inghilterra, stavo dicendo, e poi che altro? Qualcosa. Calcio e Inghilterra. Da questa parte che cosa c'è? Dove sto andando? Non lo so. I Pokémon sono abbastanza in forma, ma c'è Hope prima, ragazzi. Eccoti, ho un'idea fenomenale. Che ne dici di un allenamento speciale qui e ora? Sì, dai. Sapevo che mi avresti detto di sì. Sei un rivale perfetto. Dobbiamo tenerci al passo con gli altri allenatori, quindi forza. Mai battere la fiacca. E c'è una sfida da fare con il nostro rivaluccio Oppino. Dai che mi fa tenerezza alla fine. Allora, prima mi dà fastidio perché è sempre tra i piedi e ci infastidisce come meglio può. Però poi dopo mi fa... alla fine mi fa molta tenerezza perché tutti lo... diciamo, trattano con sufficienza. Guardate quanto è forte il suo Vulu. Direi morso, ti becchi morso Vulu. Eppure è più veloce di me. Io che metto avanti poi Ciottolo. Mi sa che devo cambiare. Dunque, Pokémon. Non vorrei fare una sciocchezza, ma io credo che potrebbe essere buono T-Rogue se avesse mosse tipo lotta. Però non ho guardato e mi sembra che non le ha. Ed è proprio scarsino perché anche... Oh no, non ha per niente mosse di tipo lotta. Ed è veramente scarso, però perlomeno lo fa tentennare. E continuiamo così fin quando possibile, ma abbiamo fallito. Oh no! Bravissimo, mangia la bacca che ti ho dato da saggio allenatore quale sono. Ok, che gli facciamo... Ma azione. Lui usa ruggito per fortuna. Beh, non è un ruggito molto inquietante, è molto spaventoso. Boom, una testata. Vabbè ragazzi, stiamo perdendo tempo. Pokémon, facciamo entrare Grookey e la finiamo così. Che ne dite? Per il momento mi sa che è il caso di fare così. Non sono molto convinto della scelta di mettere T-Rogue dentro in squadra. Non è che mi piaccia poi tanto e per il momento ho delle mosse che non mi convincono affatto. Io vado di foglie lama perché penso che al momento sia l'attacco più forte che ho. E finalmente buttiamo giù un Pokémon con un po' di agilità. Boom, e T-Rogue sale di livello, wow, e anche Ciottolo.
Ok, Rookidee mi picchia e mi fa male, quindi noi mettiamo dentro Pikachu, ragazzi. Pikachu, vai Pikachu. Questo Pikachu, ragazzi, è speciale perché può gigamaxizzare, che non so che cosa vuol dire per il momento, però è fantastico, no? Non siete d'accordo? Ok, a questo punto direi che utilizziamo Energisfera, la nuova mossa che abbiamo imparato, e Genkidama! Oh, Genkidama, Genkidama! E ormai sai benissimo come funzionano i tipi, lui mi dice sempre la stessa cosa. E noi a questo punto possiamo anche fare un piccolo attacco rapido. Fium! Oh no, ho usato una pozione, maledetto! Chissà se basta il mio attacco rapido. Non credo. No, per niente, quindi dobbiamo di nuovo usare Energisfera. Vai Pikachu! Boom! Ale! Ok. Vediamo chi altro manca. Credo che ci sia soltanto il suo Sobble. Sì, infatti è così. Cambia e mettiamo dentro di nuovo il nostro Groovy, che è fatto apposta per il suo Sobble. Anche comunque... Pikachu, anche Pikachu andava bene. Oh no, non è detta l'ultima parola. Povero Hop, accusa tutti i colpi, già vede la sua sconfitta. Poverino, mi fa veramente una tenerezza incredibile. Super efficace, super efficace. Potere travolgente dell'acqua che dilaga? Pistolacqua. Aveva fatto tutto sto annuncio assurdo, pensavo che, boh, chissà che cosa... stava per fare, invece in realtà un semplice uno sputino d'acqua, anche piccolo e poco efficace. Ok, perfetto. Per un pelo il nostro Grookey non è salito di livello. Ah, è stato un buon allenamento, no? Comunque devo darmi una svegliata se voglio starti dietro. Eh sì, amico, sei un po' scarsino, non so come dirtelo. Povero, povero Hop. È proprio vero che il mio rivale non perdona. Guarda, per esprimere tutta la mia ammirazione ti regalo la mia card della Lega Pokémon. Perfetto, abbiamo la card di Hop adesso. Chissà che fanatico, dopo gli andiamo a dare una sbirciata. La sfida delle palestre comincia qui a Steamington, anche se in realtà la prima sfida vera e propria sfida è una città lontana da qui. Comunque sconfiggerò il capi dell'estra uno dopo l'altro e arriverò dritto dritto in finale. Travolgerò tutti, vedrai. Ti credo, Hop, e te lo auguro. Sono l'unico tuo fan, gli altri non si fidano di te, ma io sì, ti do fiducia. Io Hop di Furlongham sarò il prossimo campione di Galar. Vabbè. Ma ti pare che la nostra città si doveva chiamare Furlongham, il nome più assurdo di sempre? Noi anziani parliamo sempre come se avessimo la verità in tasca, ma io penso che voi giovani dobbiate vivere la vita come meglio preferite. Perle di saggezza nel frattempo. Andiamo a dare una curatina ai nostri Pokémon che hanno subito un po' di botte dal piccolo e tenero Hop. Ok, perfetto. Io direi che per il momento possiamo anche rimettere. Allora, facciamo un attimo un change perché non lo voglio, T-Rog. Box, e chi mettiamo dentro? Sì, bla 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 bla. T-Rog, Nuzleaf tipo buio. Pancham è di tipo lotta. Io metto Pancham, ragazzi. Tu vieni dentro, sposta. E ti metti al posto di T-Rog. Sei anche dello stesso livello, quindi sei perfetto. Ah, volevo dare anche un'occhiata alla card che mi ha dato Hop. Diamo uno sguardo, ragazzi, al tutto il suo fanatismo. Album Hop. Allora, vabbè, dai, è abbastanza discreto. Si è scelto la foil, un po' da fanatico, però è in divisa. Guardatelo, molto discreto. Hop. Vabbè, giovane, bla 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 bla. Descrizioni che non ci interessano per nulla. Andiamo in sto benedetto percorso? Sì, andiamo in sto benedetto percorso. Avevo detto anche che spostavo Ciottolo, non così, così. E via Groovy. Però Groovy, se dobbiamo catturare roba, non è il massimo perché spacca tutto. Vabbè, ma ci saranno anche delle sfide, no? È questo qui che vuole. Siete poco, non hanno pochi PS, usa subito una pozione. E sono avvelenati in antidoto. Vabbè, sì. Tutte cose Vulpix, questo mi serve da morire, ragazzi. E questo se ne va dritto dritto in squadra, perché la prossima palestra, come abbiamo visto, è di tipo erba.
Dunque, come te... Oh, ma questo mi spacca se mi fa tipo un braciere o qualcosa del genere, eh? Colpo coda, veramente gentile da parte tua. E anche fighissimo Vulpix, ragazzi. E mi è sempre piaciuto tantissimo Ninetales, come Pokémon, che mi ricorda un po' il Kyubi di Naruto. La volpe a nove code. Ok, non me ne frega niente e vai con la Pokéball. Tu te ne vai dritto dritto in squadra, il mio caro Vulpix. Ok, preso e vai, preso. Lo mettiamo subito in squadra, ragazzi, perché ci dobbiamo iniziare a dar da fare per allenarlo come si deve. Oh, lei! Grookey si sta evolvendo, ragazzi! Alla grande! Livello 16, quindi. L'evoluzione, la prima evoluzione del nostro Grookey, che diventa una banana! Congratulazioni, Grookey si è evoluto in Twaki! LOL, che nome assurdo! Twaki, bellissimo! Dati di Twaki sono inseriti. Twaki, bellissimo! Perfetto, raga! Vuole imparare doppio smash? Eh sì, che lo impari, amico mio. Al posto di... provocazione. Sti cavoli. Provocazione non me ne frega proprio niente. Ale, che carino il mio Twaki. È un po' un teenager, un po' bullo. E abbiamo inserito anche Vulpix. E noi gli diamo soprannome e lo aggiungiamo alla squadra al posto di... In teoria o di Pikachu o di Yamper, dovrebbe essere la logica. Magari, raga, Pikachu me lo tengo in squadra perché è super mega iper forte. E Yamper, anche se lo adoro, per il momento lo mettiamo via. E mettiamo cane e sostituiamo un cane, anche se, raga... Mi attira un sacco fare una squadra di tutti i cani. Non sarebbe una figata pazzesca fare una squadra tutti cani e lupi vari? Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Oh, quante catture dovrò fare in soli 3 cm di mappa? Qui abbiamo... Oh, ma se li tira via dalla testa i bastoncini, avete visto? Allora... Comete mi è utile per catturare. Ok. Lui usa canto, vorrebbe addormentarmi, ma l'ho evitato agilmente. E gli tiro subito una Pokéball perché non voglio rischiare di farlo fuori. Appena ho l'opportunità, però, voglio provare doppio smash. Deve essere una mossa che sicuramente utilizza i nostri due bastoncini di legno. Ci sarà un'animazione veramente bella, figa da vedere. Ok, aggiungiamo anche Gossiflor al nostro Pokédex che se ne va al box PC. Ok, dunque vediamo, contro i Pokémon di tipo erba o coleottero ci servono sicuramente Pokémon di tipo fuoco e poi ci possono servire Pokémon volanti, abbiamo Rookidee. Poi non so cos'altro. Beh, questa è un'occasione perfetta per utilizzare la nostra nuova mossa doppio smash. Uno e due mazzate. Basta però, fermati così, perfetto. Doppio smash, due colpi, ovviamente. E catturiamo questo nuovo Zigzagoon di Galar, ragazzi. Questo è uno dei Pokémon versione Galar, che diventa una iena. Ho visto gli spoiler. Veramente molto punk e molto figa. E vabbè, inutile dire che lo metterei in squadra, ma di questo passo se no metto tutti in squadra, quindi mi devo trattenere per il momento. Ok, no, nessun soprannome e te ne vai al box PC. Ok, proseguiamo, ho fatto solo due passi e qui c'è un altro Pokémon che non ho. Vediamo di chi si tratta, non mi ricordo il nome di sta puzzola. Stunky o Stanky? Stunky, che significa puzzolente, fondamentalmente vuol dire questo. E doppio smash fa il caso nostro, sempre per fargli sufficientemente male per tirargli acido bomba. Wow, niente male, anche super efficace.
E mi ha fatto anche ricordare che i Pokémon di tipo veleno sono super efficaci. Gli attacchi di tipo veleno sono super efficaci, quindi potrei pensare anche di mettere un Pokémon di tipo veleno, se ne ho. Non mi ricordo se ne ho. Catturato Stonky. Ok, veramente un sacco di catture, raga. Queste ci sono utili anche per allenare un pochettino la mia attuale squadra. Tipo veleno. E te ne vai al box PC. Che brutto che è Stonky. Non lo vorrei mai in squadra questo qui. Ok, andiamo avanti. Ah, qualche sfida da fare e Pokémon da catturare? Direi di no. Al momento li abbiamo catturati più o meno tutti. Le Curaball. L'unica cosa che mi attira sono quelle lì. Oh oh. E c'è una sfida da fare. Hai visto la cerimonia di apertura? Esaltante, vero? Mi ha fatto venire voglia, una voglia matta di lottare. Io sono qui a disposizione. Guardate che espressione. Carla, teenager. Vulpix. Oh cavolo. Il mio Stonky non è proprio... Stonky. Se, senti a me. Twacky. Twacky, Twacky, Twacky. Twacky, prova con doppio smash. E uno. E due. Quasi, quasi. Se ci becchiamo un braciere. Oh no. Ma oh, vabbè, dai. Guarda lì quanto è forte il mio Twacky, Twacky. Twacky, Twacky, Twacky. Usa comete. Blululululu, stelle cadenti su di te. Ok. Vediamo se ha anche altri Pokémon. Oh, questo era l'unico. Non ho visto. Soltanto uno. Oh, mi dispiace. Mi è battuta, ma la voglia di lottare non mi è passata. Presuntuosetta. Bellissime comunque le skin dei NPC, insomma, di tutti i vari personaggi del gioco. Mi piacciono molto. Guardate che belli. Andiamo a vedere qual è questo qui col punto esclamativo che ci attacca lui. Wow, un Pokémon di tipo metallo, Clink. Non lo conosco bene, devo dire la verità, devo essere onesto. Mi facciamo il mio bastoncino letale. Pensavo addirittura che fosse super efficace. Non mi ricordo. Oh oh, elettrico. Vabbè, potrebbe farmi del male. Potrebbe. Quindi gli faccio comete. Vediamo. E per indebolirlo al punto giusto. Mamma mia, punto giusto col cavolo. Non lo... Oh, tono shock. Ah ok, tranquillo. Però se mi paralizza mi rompe le scatole. Non mi ha paralizzato, perfetto. Gli do un'altra ramoscellata. Guardate l'animazione di Twacky. Bam bam bam, va a dare mazzate. Fortissimo. Un altro tono shock. Sperando sempre che non mi paralizzi. E invece mi ha paralizzato ovviamente. Ma io gli antiparalisi ce li ho. E non me ne frega niente. Clink, sei mio, vieni qua. Un'altra cattura, ragazzi. Uno. E due. E tre. Preso Clink. Non l'avevo, credo, mai visto prima Clink. Non me lo ricordo. Ho giocato a Ultra Sole, ragazzi, come ho già detto. Però non è che ho fatto proprio tutto al 100%. Quindi molti Pokémon non li ricordo. Ah, solo di tipo acciaio. Pensavo che fosse anche metallo. Invece, anzi no, acciaio, ok, sì, tipo acciaio l'avevo detto. Ma pensavo che fosse anche elettrico, visto che mi ha sparato tuono shock a manetta. Ci sono tre cose che mi piace studiare: le lingue, l'informatica e i Pokémon. Ma chi te l'ha chiesto? Nessuno. Lea, studentessa, ma va, non l'avrei mai detto. Manda in campo Pancham. Pancham di tipo lotta. Ok, io gli faccio... Ma tutto effetto normale. Oh no, sono anche paralizzato. Cavolo. Non ci voleva. Dovevo ricordarmi di usare l'antiparalisi. Però doppio smash parte. E direi quasi quasi che facciamo un change. Cavolo, perché non ho usato la Curaball qui? Avrei dovuto. Mettiamo Ciottolo. Vai Ciottolo, tocca a te. E Ciottolo, io spero che impari a breve una nuova mossa, perché ne ha ancora soltanto tre. Guarda che mazzate che prende il mio Ciottolo. Tutto effetto normale. E io che pensavo di poter utilizzare qualche mossa un po' più efficace. Ribaltiro. Wow, forte. E mi butta giustamente anche via. Chi mi mette dentro? Vulpix, che è già mezzo morto. Wow, non ci voleva proprio. Braciere, direi borsa. E lo curiamo, perché tanto
devo comunque curarlo, quindi ci prendiamo un turno per usare una pozione. Questa potrebbe essere anche una brutta cosa, perché se mi usa un attacco di tipo lotta mi potrebbe far parecchio male con Vulpix, il quale è abbastanza scarsino di per sé. Direi braciere, anche se non credo di fargli troppo male. Sta lotta sta durando fin troppo. E va bene, sostituiamo anche lui e mettiamo dentro... proviamo il nostro Rookidy, ma giusto per lo sfizio di vederlo, non perché ci sia una ragione particolare, visto che non l'abbiamo mai utilizzato. Il nostro piccione si becca azione e si fa anche parecchio male, ovviamente si becca un brutto colpo, te pareva? Oh, beccata è super efficace, ma vuoi vedere che Puncham di che tipo è, ragazzi? Tipo volante dovrebbe essere efficace contro lotta, se non sbaglio. Dovremmo dare una curatona a tutti i nostri Pokémon. Guardate. Oh, Puncham impara a ribaltiro. Fai dimenticare. Fulmisguardo. Eh sì, tipo lotta, sberletese. Il nostro anche sberletese. È carino Puncham, eh? Non è male. Voi che ne pensate? Ma come, ho perso? Forse dovrei studiare di più Pokémon. Eh sì, ti dedichi troppo alle lingue e all'informatica, evidentemente. Let's go! Vediamo un po' se troviamo qualcosa. LOL. Qui c'è un oggetto. Antiscottatura. Vediamo che dicono questi consigli. Puoi montare la tenda anche in luogo... i punti esperienza ai Pokémon. Vabbè, questo lo sappiamo. Se ti capita di battere le tende di altri allenatori, potrei visitare i loro accampamenti. Chiaro. E cosa abbiamo qui? Un'altra sfida. Io invece Pokémon Salvati ho trovato un allenatore. Vediamo se sei forte come sembri. Sì, amico, ci hai visto lungo. Sono forte come sembro. Charlie, un altro studente. Tutto quanto tema è British, ragazzi, l'avevo detto. Oh no, Budev. Che noia. Che gli faccio? Gli devo fare per forza attacchi che non siano d'erba. Doppio smash in questo caso potrebbe andare bene. Ok, non male direi. Assorbimento noioso, sicuramente noioso. Però mi ha assorbito poco. Quindi adesso gli facciamo male. doppio smash, non è che ne posso usare poi tanti. Non so se avete visto, forse 10. Quindi non potrò andare avanti a lungo a tirare mazzate. Gossiflor, vuoi cambiare? Cambia, mettiamo dentro il nostro nuovo di zecca Vulpix e proviamo quanto è forte il nostro braciere. Spero che impari qualcosa di più utile il prima possibile, perché prende delle mazzate fotoniche. Questo ci darà anche un po' l'idea di quanto può essere super efficace e quanto può far male braciere ai Pokémon del primo allenatore, di cui non mi ricordo il nome, anche se me l'hanno presentato nella cerimonia d'apertura. E beh, direi che Vulpix per il momento non è tanto all'altezza, ragazzi. No, direi proprio di no. Quindi bisognerà allenarlo un bel po' per riuscire a sconfiggere il primo capo palestra agevolmente. Impara dispetto, va bene. Posto di colpo coda, proprio easy. Ok, e direi di proseguire ancora. Grazie studente. Che rabbia, i Pokémon sono troppo forti. Sì Charlie, mi spiace Charlie, ma io, sai, sono l'allenatore più forte di Galar. Qui c'è Sonia, raga. E la sfida palestra. Ti ho visto alla cerimonia di apertura. Che emozione vederti in campo. Ero io. E dov'è Hope? È andato avanti come sempre. Non riesce a stare fermo un secondo. Sarà smaniando dalla voglia di superare suo fratello. Ci hai visto, giusto? Ora che ci penso, ho una cosa interessante da dirti. Vedi quella fabbrica laggiù? Un'azienda del presidente Rose. Guardate come inquina il presidente Rose. Li vengono trasformati in energie, minerali estratti nella miniera alla fine del percorso 3. In altre parole, Rose si occupa anche di fornire energia a tutta Galar. Ma guarda un po', monopolista dell'energia. Spesso non so bene cosa pensare di lui, però di una cosa sono certa, quel tizio ha talento da vendere.
Eh beh, sembrerebbe sì. Ora ti lascio andare. Prima voglio farti un regalo, fare due chiacchiere con te. Grazie, grazie. Tieni, è una fune di fuga. Ce la sta dando perché ci può essere utile per uscire, penso, dalla grotta lì, dalla miniera che c'è alla fine del percorso. Cioè, così se non rimetto in sesto i tuoi Pokémon, no? Questo lo apprezzo, ma potevi farlo prima? È stata verso Tarfield e lunga, ma il viaggio è parte della sfida. Buona fortuna, sfida palestre. Ciao Sonia, ti adoro. Sei stupenda. Penso che tutti la adoriamo. È veramente stupenda. Qui che c'è qualcosa. Rivitalizzante, mi fa sempre comodo. Wow, un Pokémon nuovo, raga. Lo catturiamo al volo. Rolly Colly. È un gioco di parole con coil, credo. Coil in English, ragazzi, vuol dire carbone. E vediamo di fargli male per catturarlo prima che lui ci faccia malissimo con qualche attacco di tipo fuoco, perché se tanto mi dà tanto, questo dovrebbe essere di tipo fuoco. E uno e due. Due botte, ma non sono sufficienti. Vediamo, azione, lo possiamo sopportare easy. In fondo siamo anche livello 17, ma io gli faccio foglie lama perché comunque è più potente, perché super efficace. Come is possible? Come è possible che è super efficace? Forse mi sono inventato tutto? Forse non è di tipo fuoco? Come vi ho detto prima, vi sto dando anche delle lezioni di English. D'altra parte, questo gioco è tutto in English, ragazzi, tutto ambientato in Inghilterra. Mi occupo di consegnare lettere e sconfitte. C'è una sconfitta per me? Guardatelo, Dario, postino. Allora, Dario, che cos'hai lì? Delibird. Delibird, no, troppo bene contro di me, credo. Però foglie lama glielo spariamo sicuramente. E Delibird, secondo me, si fa subito un bel viaggio. No, cavolo. E lui usa regalino. Oh, regalino, grazie amico, sei gentile. Ti becchi un altro foglie lama per ricambiare la tua gentilezza. Speravo che morisse. E regalino, un altro. Oh, grazie postino. Oh, mi consegni tante cose belle. Ti è beccati comete e via, giusto per. Piripiripiripiripiripiri. E Delibird è andato ed è il suo l'unico Pokémon. Sì, nel frattempo i miei Pokémon diventano fortissimi. Ciao postino. Per sbaglio ti è recapitata una vittoria. Ha quasi la barba lunga come la mia adesso. E vediamo un po' che ci resta ancora da fare. Qui c'è una tizia con la sua tenda. Vorresti rimettere in sesso i tuoi Pokémon cucinando con loro? No. Una baccaliegia. Grazie per la baccaliegia, ma non mi voglio accampare. Se ti vado un'occhiata alla mia tenda. No, ti ringrazio. Allora, proseguiamo un altro scontro. Ci siamo quasi, ragazzi, lì vedo la miniera. Nelle lotte i Pokémon possono avere vantaggi e svantaggi secondo il loro tipo. Grazie per l'info, ma lo so già. Isaac manda Sizzlipede. No, come cavolo si chiama sto coso? Sizzlipede. Fighissimo, è sicuramente di tipo fuoco. Adesso mi spacca. Eh sì, mi sa di sì. Braciere, non ci voleva proprio. Boom, ok. Mettiamo Ciottolo dentro. Lotta, no, che lotta. Pokémon, Ciottolo, vai Ciottolo. Ciottolo, però devi imparare qualcosa di tipo acqua, ti prego. Tipo, non lo so, bollaraggio, qualcosa. Bolla, non lo so, quello che vuoi. Però con pistola acqua non andiamo molto lontani. Questo è poco ma sicuro. Guarda là che ammazzate che ti becchi pure. Allora, pistola acqua e go. Boom, super efficace, ma non è che gli faccio poi chissà quanto male. Ok. Ancora pistola acqua. E dovrei avercela fatta. Meno male. Figo sto Pokémon, ragazzi. Mi piace un sacco sto vermino. Questo è un altro che mi può servire. Spero di riuscirlo a catturare magari dentro la mira e ce lo aggiungiamo alla squadra. Perché, oh, c'è Dottler. Continua a lottare. Secondo me sarà sempre tipo fuoco, se tanto mi dà tanto. Ah no, questo è il coleottero, questo mi fa malissimo. E mi sa che devo cambiare e mettiamo Rookidee. E gli facciamo una bella raffica. Dovrebbe essere super efficace, raga. Vediamo un po'.
Confusione, che rompiscatole, speriamo che non mi confonda. Nel frattempo mi ha fatto malissimo, per fortuna non mi ha confuso. Ah, ma io ho beccata, non ho raffica. Beh, ancora più forte, è super efficace. Confusione ancora, stavolta mi fa malissimo e mi confonde anche, ne sono quasi certo. No, pare di no. Il mio Delibird che cos'ha? Qualcosa che... che cavolo ho fatto? Ah, ok, meno male. Non è Delibird, che cavolo sto dicendo? Il mio Rookidee che cos'ha? Entomoblocco. Oh, meno male. Questa la reggo, sta mossa. E basta, borsa, basta, basta. Dai, beccata, su, su. Usiamo qualche beccata, magari un brutto colpo? Che ne dici? No, niente, schermo luce. La squadra avversaria, gli attacchi speciali. E vabbè, continuiamo con beccata. E via così, perfetto. Carino questo Pokémon, tra l'altro. Credo che sia l'evoluzione di quel brochetto che abbiamo catturato all'inizio del... spennata, oh, bene. Un altro attacco forte. Lui è solo volante, furia, questo no, furia 15, quasi quasi al posto di furia, non so, nome che mi fa molta differenza, spennata, oh bene bene bene, oh ciuottolo anche sale di livello ma non ha imparato niente, vabbè, pazienza, eri avvantaggiato perché sei più grande di me, anche, dai, sarà come dici tu. Qui abbiamo altri di quei coli, come si chiama? Polycoil? Bah, non lo so. Vabbè, ok, qui all'ingresso c'è qualcuna con cui mi sa... e là, la mia sorella abbiamo messo in centro Pokémon ambulante, ok, ci cura i Pokémon. Perfetto, grazie mille. E poi siamo pronti per entrare all'interno della miniera, ragazzi. Io direi che però per oggi possiamo fermarci qui, la prossima volta assolutamente ci avventureremo all'interno della miniera. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio di questa serie. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti, di lasciare un commento a questo video e spaccare quel pulsante like. Ciao!